Benvenuti al video tutorial delle prove di calcio Smart Games 2.1. Ricordati che al fine di partecipare agli Smart Games si potrà scegliere un solo sport e una sola prova per sport. Il responsabile del team potrà completare la procedura di iscrizione direttamente dalla piattaforma SISOI con le credenziali ricevute in sede di accreditamento. Successivamente potrai allenarti nella prova e potrai inviare il video finale secondo le specifiche riportate nella circolare ed in questo video. Livello basso. Tipo esercizio a tempo. Attrezzatura 6 ostacoli. Un pallone. Gol: finire l'esercizio nel minor tempo. Partire dalla porticina e fare lo slalom tra i conetti. Effettuare un tiro tra i due conetti. Calcolo punteggio. Il timer si blocca nel momento in cui la palla supera la linea di porta. Bonus: si sottraggono 3 secondi in caso di gol. Malus: si aggiungono 2 secondi per ogni cono saltato. I cinesini devono essere posizionati ad 1 metro l'uno. L'ultimo cinesino deve essere a 4 metri dalla linea di tiro. Livello medio-alto. Tipo esercizio a tempo. Attrezzatura 8 ostacoli e un pallone. Gol: finire l'esercizio nel minor tempo. Fare 10 palleggi all'interno del quadrato. Effettuare lo slalom tra i conetti. Tirare centrando il cono centrale. Calcolo punteggio. Il timer si blocca nel momento in cui la palla supera o colpisce il cono. Bonus: si sottraggono 3 secondi se si colpisce il cono. Malus: si aggiungono 2 secondi per ogni cono saltato. Si aggiungono 2 secondi per ogni palleggio non eseguito o fuori dal quadrato. I cinesini devono essere posizionati ad 1 metro l'uno. L'ultimo cinesino deve essere a 4 metri dalla linea di tiro. Il quadrato deve avere 2 metri per lato. Livello Unified. Tipo esercizio a tempo. Attrezzatura 10 ostacoli, un pallone. Gol: finire l'esercizio nel minor tempo. Eseguire 10 passaggi nel quadrato. Eseguire passaggi tra i coni. L'atleta partner si posiziona dietro la porticina, riceve un passaggio e lo restituisce all'atleta. Calcolo punteggio. Il timer si blocca nel momento in cui viene stoppata dall'atleta. Bonus: si sottraggono 3 secondi se il passaggio è dentro la porticina. Malus: si aggiungono 2 secondi per ogni cono saltato. Si aggiungono 2 secondi per il passaggio non eseguito o stop non eseguito dall'atleta partner. Il quadrato dei passaggi è di 2 metri per lato. I cinesini sono messi a 1 metro di distanza l'uno dall'altro. La porticina si trova a 4 metri dall'ultimo cinesino. Riprese. Mantieni il telefono orizzontale. Inquadra tutta l'ampiezza del campo d'esercizio. Mantieni l'atleta al centro dell'inquadratura. Utilizza un treppiedi o rimani più fermo possibile. Le inquadrature che hai visto durante il tutorial sono le migliori per permetterci una valutazione.